Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come realizzare qualcosa ancora con le nostre perline obese. E in particolare questa volta sarà una cosa molto molto interessante e anche utile. Infatti vedrete, faremo l'esperimento per vedere cosa succede nel momento in cui le congeliamo. Ed ecco perché ho in questo caso queste perle degli obese, come vedete, e delle formine dei muffin, che sono quelle di gomma. Quindi quelle di silicone, che sono facilmente manipolabili. Ed ora metto semplicemente un po' di perline in ogni formina. Vedete, bisogna fare un po' di attenzione perché ovviamente le perline degli obese vanno dove vogliono. Ed ora che abbiamo riempito tutte le nostre formine dei muffin con le nostre perle obese, mettiamo nel freezer per circa 3 o 4 ore. Ed ecco qua, questo è il risultato dopo circa appunto 3 o 4 ore. Cerco ora di rimuoverle dalle loro formine. E come vedete, principalmente si sono congelate tra di loro. È davvero affascinante, anche perché sembra proprio quasi un cristallo di ghiaccio. Ed è... ok, qualcuna si riesce a staccare, ma in principio non è così facile separarle, perché sono veramente congelate totalmente una con l'altra. Mentre avete visto è stato piuttosto facile rimuoverle dalla parte di silicone. Ed ora voglio vedere cosa succede nel momento in cui le scongelo. Ed è per questo che, come vedete sul retro, ho una bacinella di acqua che è tiepida naturalmente, e quindi se ora metto le nostre perline obese congelate all'interno di questa bacinella, vediamo cosa succede, o meglio quanto velocemente si sciolgono e si riseparano. Guardate, vediamo già i primi risultati. Ecco qua. Si spezza, vedete con le dita, sto facendo solamente una leggera pressione. Però guardate che roba, non otteniamo più le nostre perline obese perché sono completamente distrutte dopo il congelamento. Non esiste più niente, non posso proprio recuperarle più. Provo ora anche nel secondo caso, ma davvero non è possibile recuperarne nemmeno un pezzo. Direi che l'esperimento decisamente è stato interessante. L'effetto cristallo che viene generato nel momento in cui queste obese vengono congelate è davvero affascinante. Però ecco, dovete tener conto che una volta congelate non potremo più recuperarle. Beh, direi che questo esperimento comunque ha funzionato e spero che anche per voi sia stato molto interessante. Quindi naturalmente non vedo l'ora di sapere quali sono i vostri commenti, scrivete qui sotto mi raccomando, e se avete voglia di vedere altri esperimenti come questi seguiteci sul nostro canale. Ciao!